Tanto, insomma, ti presento brevissimamente. Insomma. Allora, Paolo Canettieri insegna filologia romanza presso l'Università di Roma Sapienza. E lo conosciamo tutti come filologo romanzo. Mi soffermo qui semplicemente nei suoi innumerevoli meriti che nell'ambito delle Digital Humanities, dirige la rivista Cognitive Philology, co-direttore anche di critica del testo, è editore, insomma, ha curato l'edizione delle concordanze della lirica antico-francese, dirige il laboratorio di lirica medievale e romanza e avvicinandoci invece a quello di cui ci parlerà qui questo pomeriggio, ha sviluppato, insomma, e poi affidata a una serie di articoli, una serie di novità, secondo me molto molto importanti, anche se ancora forse non completamente recepite nella loro reale dimensione nell'ambito della filologia italiana in particolare, che riguardano l'attribuzione automatica dei testi e che hanno riguardato, insomma, esperimenti fatti con testi danteschi, con la famigerata questione del fiore, anche con Montale, insomma, più recentemente, e di questo appunto ci parlerà oggi, quindi gli lascio la parola e grazie naturalmente Paolo di essere qui. Grazie tantissimo Roberto, grazie a tutti gli organizzatori del convegno. E niente, avevo una piccola presentazione pratica, ma in realtà non ce n'è particolarmente bisogno, poi siamo rimasti in pochi e quindi posso anche al limite mostrarvela girando il computer, insomma. Dunque, quello di cui vi parlo sì, è una questione importante, se vogliamo, per le digital humanities e per quella che definiamo filologia digitale, nel senso che riguarda direttamente quello che definiamo stile di un autore, no? E la questione è la seguente, cioè esistono degli stili talmente determinati che attraverso dei metodi computazionali possiamo determinare l'esistenza o meno di un autore? Ora, questa era una questione su cui abbiamo iniziato a lavorare tantissimi anni fa con dei colleghi allievi, tra l'altro, di Giorgio Parisi alla Sapienza, cercando appunto di utilizzare dei sistemi, diciamo, di natura statistica per verificare appunto l'esistenza, la possibilità di individuare degli autori. È uno studio, appunto, ripeto, antico, stiamo parlando dei primissimi 2000. E che cosa facevamo? Sostanzialmente attingevamo alle banche dati più varie e utilizzavamo un metodo di compressione. Metodo di compressione che è quello di Lempel e Zip, cioè diciamo quello che sostanzialmente comporta la compressione dei dati. Come funziona? Il metodo prodotto nel 1977 funziona esattamente come procede come noi leggiamo un testo, cioè diciamo da sinistra verso destra, e raccoglie stringhe di testo quanto più ampie e ogni volta che trova delle stringhe di testo uguali dice torna indietro di tot e vai avanti di tot. In questo modo, con un numero molto limitato di byte, riesce a comprimere. E così funzionano i compressori tendenzialmente. Va bene. Ora, l'idea che hanno avuto questi ex ragazzi di fisica, diciamo, era quella di confrontare questo sistema. Inizialmente veniva utilizzato per le sequenze di DNA, queste stringhe di testo molto lunghe. L'idea, appunto, che loro avevano applicato era quello di utilizzarlo alle cosiddette chain letters, cioè sostanzialmente quelle che noi chiamiamo le catene di Sant'Antonio. Le catene di Sant'Antonio. E appunto pubblicarono
nel 2000, e forse sulle scienze, pubblicarono il risultato di questi studi che appunto andavano anche moltissimo nella direzione che qui Marina Buzzoni ben conosce, che è appunto quella della stemmatologia digitale. Cioè, sostanzialmente, utilizzando questo metodo, loro erano riusciti ad accomunare le catene di lettere, le lettere più simili, le lettere più vicine, e quindi erano riusciti anche a determinare, se vogliamo, degli stemmi, quelli che noi chiamiamo stemmi, di derivazione di queste lettere. E poi appunto la cosa che mi interessò leggendo quell'articolo era proprio questo, cioè che erano in grado, attraverso questa metodologia, di cui loro però non avevano inteso fino in fondo l'importanza, erano in grado di determinare poi l'autoria di un testo. Di questo si erano resi conto perché fondamentalmente distinguendo, cioè segmentando porzioni di testo molto differenti, il sistema, il meccanismo gli metteva insieme quelle che appartenevano allo stesso autore, quindi costruiva una sorta di gerarchia testuale. La gerarchia come funzionava? Praticamente che prima ci sono le redazioni del medesimo testo secondo le varie varianti, in seconda battuta ci sono i testi, diciamo, dello stesso autore, e poi i testi, diciamo, degli autori che sono più vicini tra loro. Quindi noi abbiamo provato ad applicare, cioè io leggendo questo articolo dico, ma proviamo a elaborare innanzitutto una teoria unificata, no? Perché questa cosa ci porta a mettere insieme, se vogliamo, quello che gli inglesi chiamano lower higher criticism, cioè la critica testuale e l'attribuzionismo, se vogliamo, cioè mettere insieme due dati importanti, fondamentali del fare filologico, nonché in larghissima parte era utilizzabile anche a fini intertestuali. E quindi abbiamo provato ad applicare questa cosa e sui testi della letteratura italiana, appunto delle origini del 200. Abbiamo digitalizzato tutto Contini, e, diciamo, le cose che dovrei tutto vedere sono fatte sulla base di quella digitalizzazione, l'abbiamo anche ripulito, l'abbiamo anche, diciamo, depurato da tutti i continismi editoriali, che sono vari, insomma, cioè, diciamo, era sostanzialmente sono stringhe di testi fondamentalmente ripuliti da punteggiatura, molto simili a quello che sarebbe, diciamo, un manoscritto medievale. Insomma, ci siamo resi conto lì, perché poi fondamentalmente il programma poi viene appunto rielaborato da software che appunto creano alberi, dendrogrammi, eccetera, ci siamo resi conto che effettivamente le versioni più simili andavano insieme e che quindi si poteva elaborare una sorta di teoria unificata del testo, no? Cioè, a loro piace molto questa idea di unificare qualsiasi teoria, e quindi sostanzialmente il testo veniva unificato nell'ottica appunto di questo sistema Lemp-Zipf. L'accuratezza delle attribuzioni era altissima, l'accuratezza delle attribuzioni era altissima. Significa, perché dice, vabbè, ma come lo sai? Beh, perché, diciamo, a quell'altezza elaborammo un metodo che appunto poi abbiamo chiamato noto su noto. Che significa noto su noto? Significa che tu verifichi la bontà del sistema chiedendogli ciò che già sai. Cioè, fondamentalmente tu gli dici, questo è Dante, questo è Cavalcanti, lo riconosci, gli riconosci, prendi un sonetto di Cavalcanti, lo estrapoli dal corpus, lo metti, diciamo, gli chiedi di chi è questo sonetto, se dice è di Cavalcanti, il sistema noto su noto ti ha dato una risposta corretta. Ora, quel metodo, diciamo, noto su noto, era relativamente accurato, cioè diciamo che ci dava una risposta corretta all'85-90%. Per intenderci, ci dava degli errori abbastanza clamorosi fra Dante e Cavalcanti. Dante e Cavalcanti, ecco, per esempio, lì quella fu una riflessione molto interessante che facemmo a suo tempo. Perché non riconosceva la differenza tra questi due autori. Nel frattempo, interviene una famosissima, diciamo, queste metodologie non solo attributive, ma anche appunto
critico testuali, si diffondono moltissimo, e nel 2005, se non sbaglio, avviene la famosa gara, cioè sostanzialmente alla quale appunto hanno partecipato, non io ma i miei colleghi di fisica, e in questa gara sostanzialmente si dava un testo ignoto insieme ad altri test e si chiedeva di chi è questo testo. E con tutta una serie di varianti, eccetera. E lì effettivamente vari sistemi si sono confrontati vari sistemi, e si è visto anche che il sistema che raggiungeva effettivamente il massimo dei risultati non era quello che avevamo utilizzato fino a quel momento, ma era un altro sistema più raffinato, se vogliamo, andava più nel dettaglio, scendeva più nel profondo della testualità e processava i metodi secondo un sistema statistico che è fondamentalmente un sistema statistico di machine learning, fondamentalmente, per intenderci, support vector machine, piuttosto noto anche, insomma, un sistema statistico particolarmente potente. Questa gara fu patrocinata appunto da Patrick Huola, che appunto poi, subito dopo, produsse un algoritmo, un software scaricabile, JGAAP, che appunto io a seguire ho poi utilizzato, proprio sulla base dei risultati che erano stati ottenuti. Allora, si ponevano diversi problemi. I problemi che si ponevano erano i seguenti. Uno, si è verificato il fatto che questi sistemi funzionavano. Cioè, fondamentalmente, quando adesso qui purtroppo non ve lo posso mostrare, però avevo preparato un esperimento proprio così, no, su due piedi, poco prima di venire qui, con appunto, sapete che Roberto Rea è l'editore di Lapogianni, no? Allora, ho preso i testi di Lapogianni, ho preso alcuni componimenti di Dante e poi ho preso delle incognite, no? E dandogli in pasto appunto le incognite, chiaramente o sono di Dante o sono di Lapo, e sistematicamente, no? Con un risultato del 100% lui attribuisce Lapo e attribuisce Dante, quindi non sbaglia mai, fondamentalmente, cioè ha una accuratezza che possiamo dire raggiunge praticamente, almeno per questo genere di test, il 100%. La cosa interessante relativa a questo dato è che, a differenza di altri meccanismi, di altri sistemi, può, e questo appunto è il piccolissimo contributo poi che abbiamo dato, può lavorare anche su porzioni testuali piuttosto piccole. E qual è il problema in genere di questi strumenti? Adesso vi racconto anche un aneddoto pratico, diciamo, della nostra attualità. Il problema è che spesso lavorano bene, abbastanza bene, con testi lunghi, ampi. Cioè, diciamo, hanno una accuratezza prossima al 100%, altri metodi, per esempio con i romanzi. Adesso mi chiedete di chi è Elena Ferrante, perché lo sapete, cioè, non è questo. Però ecco, con quei testi lì hai dei risultati molto, ma molto, ma molto accurati. E uno dei metodi che viene utilizzato, anche questo antico e importante, è il metodo di Labbé-Labbé. È un metodo di distanza intertestuale, cioè fondato sulla quella che voi, appunto, questo principio che voi ben conoscete, che appunto è l'intertestualità. Quanta porzione di testo c'è in comune fra due testi. E con quel metodo lì effettivamente si ottengono su testi molto ampi, su testi lunghi, sui romanzi, si ottengono dei buoni risultati. L'aneddoto è il seguente, cioè il metodo Labbé-Labbé viene utilizzato in alcuni casi anche dalle procure. Viene utilizzato anche dalle procure per determinare, per esempio,
chi è l'autore di un determinato volantino di rivendicazione, può essere l'anarchico. Ecco. Nel caso, per esempio, di Cospito, abbiamo discusso molto a lungo, per dirvi che queste cose non sono cose che riguardano soltanto, diciamo, la nostra letteratura. Nel caso di Cospito, ero anch'io perito, abbiamo discusso a lungo con il professor Cortelazzo, che ben conoscete, appunto insegnava a Padova la linguistica italiana, abbiamo discusso a lungo su quale fosse il metodo migliore per determinare l'attribuzione di alcuni volantini. L'applicazione di Labbé, a mio avviso, che appunto lui sponsorizzava, a mio avviso era in quel caso deficitaria, proprio perché questi volantini erano evidentemente molto brevi, un volantino di rivendicazione di poche righe fondamentalmente. E quindi applicare un metodo che è stato ideato per testi molto lunghi a testi molto brevi può essere, in mancanza di una verifica autore noto su autore noto, può essere pericoloso. E in quel caso effettivamente una verifica autore noto su autore noto nel metodo di Labbé e Labbé, come sapete, non esiste. Quando è stata fatta, non ha portato a dei risultati, diciamo, al 100%. Avevamo dei risultati 70%. E quindi lì pericoloso, perché insomma, se il 30% di possibilità di non accuratezza, abbiamo un 30% di possibilità di non accuratezza e lo applichiamo alle vite umane, alle sorti, può essere oggettivamente una cosa un po' pericolosa. Cioè, riportiamo il tutto ad una certa etica. Pensate che, per dirvi, no? Perché così voi siete letterati, no? Pensate che in un altro caso in cui sono stato coinvolto sempre per queste cose, no? Era un caso che riguardava l'omicidio d'Antona. Non dico niente di segreto, sono cose che sono, diciamo, agli atti. Siamo nel 2005, omicidio d'Antona. Il perito dell'accusa del pubblico ministero accusò, diciamo, uno dei partecipanti, che appunto poi si è scoperto era assolutamente innocente, lo accusò perché nei suoi scritti reperiva, negli scritti che effettivamente erano stati scritti da questa persona, reperiva frasi come alla luce di. Alla luce di sintagmi così assolutamente, facendo una ricerca sul corpus ovvio, credo che alla luce di se ne trovino un certo numero. Comunque, se lo si cerca in internet, se ne trovano una quantità impressionante. La stessa metodologia era stata utilizzata, pensate, con la virgola prosodica, no? Sapete, no? La virgola fra soggetto e complemento, tra soggetto e verbo, no? La famosa virgola prosodica che io ritrovo in tutti i compiti dei miei studenti regolarmente. Quindi, ecco, la virgola prosodica, alla luce di queste cose qui, non sono evidentemente dei tratti che ci possono davvero servire per attribuire dei testi. Quindi noi ci dobbiamo porre sempre, no? Anche con i testi letterari, dobbiamo fare un discorso di carattere etico e provare a moltiplicare i nostri esperimenti. Lo sa bene appunto Daniele Merola, con cui abbiamo provato e provato e provato a applicare queste metodologie, finché non si raggiunge, appunto, parametrare tutti i dati, finché non si raggiunge il 100%, cioè finché non si è sicuri che autore noto su autore noto il testo effettivamente non appartiene proprio a quell'autore, che quindi il metodo è corretto. Allora, il software di cui vi parlo, appunto, è scaricabile dalla rete, e se voi, appunto, a mio avviso, per i testi brevi, quindi non sono i testi lunghi, romanzi, dove avete dei risultati meno forti, il sistema migliore è quello di selezionare, utilizzare, diciamo, come parametro di riferimento non quantità, porzioni testuali ampie, ma porzioni testuali minime. Cioè, fondamentalmente, utilizzare come per voi sarà una cosa assolutamente impensabile e strana, poi cerco di spiegarvi la ragione per cui questo metodo poi funziona. Come parametro addirittura i bigrammi. Cioè, fondamentalmente,
utilizzare come parametro di riferimento non le parole, quante parole uguali ci sono fra Dante e Cavalcanti, quante parole ci sono fra il testo A e il testo B, no, non le parole, bensì addirittura le sequenze di lettere mitte. Questo significa che se prendiamo una parola come microfono, i bigrammi sarebbero MI, IC, CR, RO, eccetera, e così via. I bigrammi sono questi. Quindi, diciamo, per ogni parola lui sequenzia una serie di semplicemente una serie di bigrammi, e poi questi dati vengono confrontati rispetto ad altri testi che presentano quegli stessi bigrammi secondo una metodologia statistica che appunto è questa di cui ho parlato, che è quella che otteneva il miglior risultato in questa gara. Applicando questa metodologia anche a sonetti, adesso purtroppo non ho il modo di farvelo vedere, perché non, nel frattempo la cosa non si sblocchi, però applicando questa metodologia il risultato noto sul noto è il 100%. Il 100% significa che sostanzialmente io gli posso dare Dante, gli posso dare Cavalcanti, gli posso dare la Poggiani, gli posso dare qualsiasi altro autore della letteratura italiana, adesso vi dico anche il corpus su cui l'ho testato. Il corpus di riferimento, cioè quello su cui lui apprende, è spesso brevissimo. Adesso, per esempio, gli esperimenti che volevo mostrarvi erano fatti fondamentalmente su tre sonetti di Dante e tre testi brevi, un sonetto e le due stanze di canzoni di Lapo. Quindi testi brevissimi fondamentalmente, una porzione testuale che diciamo raggiunge i 40 versi, per intenderci, cioè, quindi cosa veramente poco da un certo punto di vista. Eppure lui sulla base anche di così poco materiale testuale riesce a determinare quello che noi possiamo identificare come uno stile. E quindi darci delle risposte accurate, 100%, almeno ogni volta che noi gli poniamo la seguente domanda. Questo testo può essere di uno di questi due autori, questo sonetto può essere o di Dante o di Lapo, di chi è? All'aumentare evidentemente del numero di possibilità, all'aumentare del numero di possibilità, la accuratezza decresce. Quindi se io gli dico questo sonetto può essere di A, B o C, siamo sempre su numeri molto 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 alti, però tendenzialmente decresce. Quindi il metodo migliore, diciamo, è un metodo molto buono nel momento in cui si ha il dubbio se un determinato testo possa essere di uno piuttosto che di un altro. Su due l'accuratezza, ripeto, è al 100%. E siamo molto oltre qualsiasi possibilità di calcolo, diciamo, statistico, cioè l'accuratezza effettivamente è proprio al 100%. Perché? Dunque, fondamentalmente ognuno di noi, questo è un po', io ho titolato saggio le impronte digitali dell'autore, no? Perché appunto è quasi come se fosse un'impronta digitale, ognuno di noi parla in un certo modo, parla e chiaramente scrive in un certo modo. Vi faccio l'esempio proprio, un esempio che faccio spesso. Se tendo ad utilizzare il congiuntivo imperfetto, io avrò tanti SS, SE, SS, SI, eccetera, d'accordo? Perché c'è quell'elemento morfologico che magari io tendo ad utilizzare più di altri che si ripete nel mio discorso e si ripeterà evidentemente anche nel mio scritto. Adesso faccio un esempio minimo. Se invece del congiuntivo imperfetto utilizzo semplicemente l'imperfetto indicativo, io ci avrò tanti AV, VA, AV, VO, eccetera. Va bene? E questo esempio vi dà conto della ragione per cui se noi stringiamo moltissimo le maglie di questa rete otteniamo dei risultati migliori dei risultati che otteniamo allargando le maglie. Perché? Perché evidentemente se poi
ricorrono le stesse, anche le stesse parole, lui lo individuerà. Cioè, se in due testi compare la parola amore, noi avremo tanti AM, M, O, O, R, eccetera. D'accordo? Quindi anche la ricorrenza lessicale viene chiaramente individuata dal sistema. Il rilevatore, diciamo, l'algoritmo, diciamo, statistico support vector machine è potentissimo, funziona molto bene e quindi di conseguenza lui riesce ad avere questi straordinari risultati in tutti questi casi e in tutte queste occasioni. Allora, a quali corpora li abbiamo applicati? Oltre chiaramente alla letteratura italiana. Per la letteratura italiana delle origini, ripeto, i risultati anche con pochissimi testi di riferimento sono stati eccellenti. Abbiamo fra gli esperimenti, insomma, di cui tanto poi ho parlato anche con Roberto Rea, c'è quello del fiore. Il fiore, evidentemente, ripeto, Dante Alighieri lo riconosce sistematicamente. Qualsiasi cosa io gli dia di Dante, lui ormai lo riconosce senza, insomma, ecco, Daniele l'ha visto dal vivo, insomma, può confermare, insomma, lo riconosce con grande facilità. Qualsiasi cosa gli diamo, no? Gli diamo una porzione dell'inferno, la riconosce, gli diamo il convivio, lo riconosce, insomma, Dante lui lo riconosce. Se facciamo ogni operazione che facciamo, noto su Dante, viene riconosciuta. Ecco, quello che era un'evidenza abbastanza impressionante è che invece il fiore, che come sapete viene generalmente, può essere attribuito a Dante, ed è stato lungamente attribuito a Dante, non era, proprio non tornava. E tutti, attenzione, questo dato non è soltanto il risultato di questo metodo, perché tutti i metodi che sono stati applicati da me, ma anche da altri, di chiamiamola stilometria digitale, hanno dato lo stesso risultato. Il fiore non è di Dante. Il dato molto interessante, se per restare al discorso del fiore, il dato molto interessante è che con tutti gli esperimenti che abbiamo fatto, dividendo il fiore, perché appunto il fiore per fortuna è fatto di tanti sonetti, quindi ci si possono fare tantissimi esperimenti, con quel poemetto non si arriva, con nessuno degli autori ad oggi noto, non si arriva a risultati certi. È molto probabile che l'autore del fiore non sia fra quelli noti. Questo è un risultato importante. Quindi, per intenderci, per la letteratura italiana del 200 abbiamo risultati noto su noto pari al 100%, il fiore, cioè, quindi, diciamo, ogni volta che io gli do in pasto una cosa, mi dice: guarda, l'autore è questo, e effettivamente l'autore era questo. Il fiore invece non mi dà risultati omogenei e chiari per nessuno degli autori noti. Ne deduco, evidentemente, su questa base deduco che molto probabilmente il fiore o è un'opera scritta a più mani, quindi da una scuola, da un sistema, oppure probabilmente l'autore del fiore non è fra quelli che noi conosciamo. Questo è uno dei risultati. Quindi per la letteratura italiana abbiamo applicato questa metodologia. Appunto, prima è stata citata Paola Italia, con lei abbiamo applicato lo stesso metodo anche al diario postumo, famigerato diario postumo di Montale, con il risultato altrettanto evidente, l'abbiamo fatto prima, di tutti gli studi poi anche fondati, diciamo, filologicamente e anche da Condello, eccetera. E quello che era assolutamente evidente è che sicuramente, con questo metodo, è che sicuramente la mano di Annalisa Cima era presente. La mano di Annalisa Cima era presente. Cioè, siccome il metodo è accurato e preciso, uno contro uno, se gli davamo Montale e gli davamo Cima, attribuiva. Nella maggior parte dei casi attribuiva Cima.
Quindi anche questa è una cosa che abbiamo pubblicato con Paola, il sistema poi ci ha dato dei risultati che in un certo senso confermavano, invece in questo caso se vogliamo confermavano i risultati dell'analisi filologica. Io sono un filologo romanzo e quindi non ho lavorato soltanto su testi italiani, ho lavorato anche su testi gallo-romanzi e anche ibero-romanzi, ma insomma. Allora, per esempio, il Roman della Rosa, appunto, il Roman della Rosa è il romanzo che appunto viene parafrasato, tradotto a secondo da l'autore del fiore. E il Roman della Rose è stato, appunto, solitamente viene diviso, no, in due parti, una attribuita a Jean de Nangle, un'altra a Guillaume de Lorris. Il primo autore sarebbe Guillaume de Lorris, il secondo Jean de Nangle, che altro non sarebbe se non il continuatore. Un nostro collega, autorevolissimo, peraltro che non solo lui, aveva sostenuto appunto che in realtà quella fosse una finzione, cioè che in realtà tutto il Roman della Rose dovesse essere attribuito a Jean de Nangle, che appunto aveva fatto questa finzione dell'esistenza di un manoscritto precedente, no, secondo un topos che tutti noi ben conosciamo, e che non avrebbe fatto altro che appunto inventare questa storia. E così allora un'altra cosa che ho voluto fare, proprio perché sempre, diciamo, questo principio mi funzionava bene, il principio, diciamo così, chiamiamolo volgarmente, o è zuppo o è pan bagnato, no? Bipartito, dai. Bipartito. No, siccome è tardi faccio qualche, diciamo, battuta romanesca. E allora ho provato a mettere da una parte la porzione di testo attribuita a Guillaume de Lorris, da un'altra parte la porzione di testo attribuita a Jean de Nangle, e poi gli ho detto, estrapolando dei dati, randomicamente, questo è di Guillaume de Lorris, cioè tutte le cose che erano evidentemente di Guillaume de Lorris sono state attribuite a Guillaume de Lorris, tutte quelle che erano di Jean de Nangle, a Jean de Nangle. Quindi, insomma, diciamo, l'ipotesi della uniautorialità del Roman de la Rose viene esclusa sostanzialmente dal sistema, come del resto viene esclusa dalla maggior parte dei nostri colleghi, però io credo che questo, insomma, metta un po' il punto su questa questione. Ho applicato lo stesso metodo anche, adesso non vi tedio perché poi è tardi e vado, insomma, a concludere, non è che ho applicato lo stesso metodo a testi di Trovieri, mi ha dato sempre dei buonissimi risultati, molteplici attribuzioni, per esempio, di Adam de la Halle, Andrea Contredì, Thibaut de Champagne. Quindi, diciamo, anche su testi lirici i risultati sono stati molto buoni. L'ho applicato anche a testi che mi sono molto familiari, come quelli dei Trovatori, anche in questo caso su attribuzioni discordanti. E anche qui il noto su noto, per quanto riguarda i trovatori, raggiungeva il 100% di attribuzioni corrette, e quindi, diciamo, l'ho applicato anche evidentemente all'ignoto. La cosa strana, perché appunto poi non si può fare pubblicità a un metodo senza dire poi che, insomma, anche i difetti di questo sistema, su cui ancora ci stiamo interrogando. In Sapienza abbiamo fatto una ricerca con i colleghi di Latino, e abbiamo applicato questo metodo noto su noto a testi latini, e l'accuratezza non raggiungeva il 100%. E questa è una cosa molto particolare, perché tutto avrei pensato tranne ad una, diciamo, dipendenza del metodo dalla lingua. Ma evidentemente raggiungiamo sempre dei buoni risultati, ma siamo sempre all'80-90, insomma. Tanto che
Per questa fattispecie siamo dovuti ritornare, no, un po' a canossa dai nostri amici e colleghi di fisica, chiedendo appunto se si poteva eventualmente mettere a punto un software per raggiungere dei risultati di qualità anche per il latino, e loro adesso so che appunto ci stanno lavorando. Ecco, quindi per riassumere sostanzialmente, questo sistema che abbiamo messo a punto e che è fondato poi fondamentalmente su un software esistente, scaricabile, open source, straordinario. Insomma, potete fare tutti gli esperimenti che volete molto facilmente. Non è che abbiamo inventato niente, se non appunto magari cercare metodo migliore per applicarlo ai testi che più ci interessavano, che sono quelli della lirica. Ecco, questo metodo dà degli ottimi, eccellenti risultati quando abbiamo due autori, dà degli ottimi risultati quando abbiamo porzioni testuali molto limitate, dà degli ottimi risultati per le lingue romanze, dà dei risultati sicuramente meno accurati quando i corpora sono più ampi, e dà dei risultati meno accurati anche quando le lingue non sono, adesso sicuramente con il latino non dà risultati accurati, ma ecco, questo è il dato ad oggi. Cercheremo poi anche con altre lingue magari di vedere quali sono i risultati. Questo è quanto. Grazie. Grazie Paolo, e perché nonostante l'assenza del Il supporto peccato, perché digitale, te l'avevo paradossalmente, fatto come sorpresa, insomma. avremo modo no, sei riuscito non solo a esporre con estrema chiarezza, ma anche insomma, in modo estremamente affascinante quello che secondo me è uno strumento con cui bisogna fare i conti, ecco, in un ambito come quello della letteratura medievale, dove il problema dell'attribuzione dei testi è un problema centrale, insomma. E quindi insomma, questi strumenti, i risultati di queste ricerche devono iniziare ad essere, secondo me, tenuti in conto, che un'analisi scientifica dei dati e non impressionistica non può. Non può Allora, come ci eravamo ripromessi di fare, cioè non ti facciamo domande Gliele immediate, facciamo subito, ma tu puoi stare è attento. questo. Sì, no, 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 ma Allora, dai, ma che te la scherzi? fa, Non no, è no, esattamente quello facciamola che stavo dicendo. Sì, senza consenso solo di continuità, quello che stavo visto proponendo. che chi siamo Marina qua, perché mi tocca gestirla, però ti prego di rimanere così, fa parte del set della tavola rotonda. Sì, no, ma tranquillo, guarda, io Paolo, ancora devi anche andare, mi dai mezz'ora poco. posso stare tranquillamente, non so Spero che neanche faremo se molto ti prima, preoccupare. perché siamo tutti molto stanchi e siamo rimasti pochi. Però ecco, vorrei iniziare la tavola rotonda, visto che i temi in ballo sono molti e sono sia di tipo disciplinare, teorico e metodologico, relativo alla singola disciplina, sia di tipo politico, istituzionale. Allora, però ecco, lo spunto della relazione di Paolo mi viene bene. Intanto, chi ha fatto con me l'esame ha sentito parlare di molte di queste cose. Io in genere spiego l'approccio, diciamo, più comune, più diffuso nella attribution studies, che è quello basato sulle most frequent words, che funziona molto bene su testi di minimo 5.000 parole, sotto tende ad essere meno efficace. Sì. Però una cosa interessante è che funziona sulle 100 parole più frequenti, Sì, e se voi andate sì. a vedere le 100 parole più frequenti, troverete che la media della lunghezza di queste parole più frequenti è intorno ai 3, sono 3 grammi, cioè qualche rara parola di 5, cioè 6 caratteri, e questo vale quasi per tutte le lingue. Conoscete sicuramente GPT, no? Ne sentite parlare tutti quanti. Allora, sapete come funziona la sua suddivisione dell'input quando viene addestrato? No? La tokenizzazione di GPT si basa su un algoritmo che si chiama Byte Pair Encoding, che è un'evoluzione di LZW, un po' più furbo per certi versi. Cioè, GPT non segmenta il testo per parole, segmenta il testo per blocchi di parole. Per l'inglese la media è di 4 caratteri. Cioè, se voi andate a chiedere al vocabolario di GPT, che è formato di circa 30.000 token, 40.000 token,
qual è la lunghezza media per l'inglese, lui vi dà la lunghezza di 4 caratteri. Raramente trovate intere parole, talvolta trovate dei sintagmi più lunghi, ma molto raramente. Per lingue non inglesi, ma questo dipende da un fatto, questo è encoding, byte-pair encoding, si basa sulla frequenza degli engrammi. No, lui tende a compattare un engramma che è un algoritmo di compressione, cioè se tu ti trovi che un engramma di 4 caratteri si ripete 100.000 volte, bene, questo è ottimizzabile, basta che lo codifichi con un carattere, no? E ovviamente risparmi spazio di un quarto. E questo è il modo in cui lui segmenta le parole. GPT ha imparato a parlare inglese, francese, tedesco, sanscrito, indiano, ebraico, latino, facendo esattamente, costruendo esattamente testi sintatticamente, no, dal punto di vista linguistico, perfetti. Cioè, se c'è una cosa che non troverete mai nella risposta di GPT è uno sbaglio di grammatico, di sintassi. Magari dice cose un po' strane, talvolta, come dicono, allucina. Allora, qua, questo, e qui viene un po' la mia domanda e la mia consiglia. Tutti questi metodi convergono su un aspetto. Intanto che l'attribuzione, l'individuazione dell'impronta d'autore, che è interessante perché poi non solo è un modo in cui funziona il linguaggio, ma è un modo in cui ciascuno di noi usa il linguaggio, tanto da riuscire ad individuare. Io ho fatto, per esempio, i miei esperimenti piccoli, ho fatto anche presentato una cosa alla comunità di Compalit. Io ho preso 400 autori tra 800 e 900, ho applicato il classico Most Frequent Words, no? Su 400 autori, di cui ho preso, preso tre autori, c'era un solo errore che era Capuana, che veniva a un certo punto, ma era c'era anche una ragione, no? Per il resto, 400 autori, tre testi per autore perfettamente attribuiti usando il classico sistema Most Frequent Words a 100 parole più frequenti. Per cui l'accuratezza talvolta non è ottimale, non è come il 100%, però vedete, sono tutti metodi abbastanza convergenti, e questo secondo me su questo vorrei chiamare anche la riflessione Paolo, cioè converge su qualche cosa molto interessante. Cioè noi abbiamo avuto 100 anni di teoria della lingua che ha puntato molto a identificare unità strutturali molto di alto livello, no? Il lessema, no? La struttura, mentre in realtà ci accorgiamo che questi sistemi funzionano su unità strutturali molto più piccole, no? E su una base che fondamentalmente è strettamente probabilistica. Cioè il linguaggio è una macchina probabilistica, non è una macchina fatta su regole, no? E come dire, anche se da punti di vista diversi, con metodi diversi, no? Questi risultati, che non, ripeto, non sono sovrapponibili, però portano a convergere verso questo risultato, che è fenomenale, perché secondo me butta all'aria, a parte anni di storia della grammatica che risale alla cultura greca, ma insomma sicuramente 100 anni di teoria del linguaggio, no? Che noi possiamo comunque continuare a studiare, ad amare, ci serve descrivere la lingua come noi la percepiamo, ma di fatto non ci dice come funziona la lingua come sistema fisico implementato in cervelli e adesso anche in macchine. E vorrei sapere che ne pensa Paolo, perché questa secondo me veramente è una svolta storica, no? Questa roba qua. E d'altra parte il fatto che GPT parla perfettamente tante lingue, avendo letto tanti testi, ma nemmeno troppi per 5 lingue, ci dice di dire qualche cosa. No, io sono d'accordo con te, assolutamente, soprattutto quando vai su principi istruzionistici, cioè istruisci la macchina, sicuramente la istruisce, cioè diciamo, se vogliamo siamo noi che istruiamo la macchina e cerchiamo di istruirla quanto più possibile in relazione a come siamo noi, certo. No? Questo certo, sì. Non in assoluto, cioè non c'è appunto. E, sulla questione, adesso poi non sono proprio esattamente un linguista, però sulla questione che poni tu, ecco, lì ci sono gli studi dei neurologi e dei cognitivisti che ci dicono che determinate funzioni, quando ci sono lesioni importanti a determinate zone del cervello, vengono meno, cioè la sintassi viene meno, può venir meno la morfologia, possono saltare alcuni elementi fonologici, e questo ce la dice lunga anche sul fatto che è verissimo che funziona probabilisticamente, però con moduli specializzati, che quindi il povero Chomsky io ancora non lo rottamerei, ecco, perché comunque qualcosa di vero e neanche Pinker col suo istinto del linguaggio, insomma, cioè oggettivamente quelli sono dati di fisiologia, quelli sono dati, certo, di neurologia difficilmente confutabili, ecco, no, questo è per quanto riguarda la linguistica, questo. Per quanto riguarda gli aspetti più propriamente filologici, sicuramente
sicuramente c'è da ragionare su principi che riguardano, da un lato, appunto, stile, stilometria. È molto interessante quello che dici, cioè le parole funzione sono sicuramente importantissime, sono quelle che poi statisticamente determinano il linguaggio. Un sistema che lavora anche su bigrammi, trigrammi, e anche pezzi di non funzionali, prende anche le parole funzioni, cioè il famoso è vero, però diciamo io ti potrei contrastare questa idea sul fatto che le parole, diciamo, non funzionali hanno comunque frequenze molto basse, incidono statisticamente molto, cioè bisognerebbe qual è la discriminante, cioè se tu prendi un algoritmo di calcolo vettoriale, no? Probabilmente il vettore che descrive il funzionamento del linguaggio, quando vai a prendere la parola amore, comunque amore anche in un testo che parla tanto d'amore, ha una frequenza relativa estremamente più bassa, il suo rango è molto più basso, per cui gli anagrammi di amore, no, vanno dove coincidono casualmente, no, con gli anagrammi di Lola, il Leo, The o Das, no, nel caso delle varie lingue, contribuiscono molto di più alla separazione. Certo. Però è chiaro, per esempio, io ho fatto anche dei test, ho visto che in alcuni casi diciamo, l'attribuzione con le parole più frequenti tende a essere buona già da 100 parole. Addirittura il Barros, il primo esperimento, lo fece con le 50, per cui figuriamoci, cioè, non c'è nemmeno una parola non funzionale. Man mano che vai avanti, diciamo che ottieni una stabilizzazione dei risultati intorno a 300-350 parole più frequenti, dove ci sono molte parole non funzionali, cioè sono, sì. Siamo su frequenze molto basse, ma comunque sempre rilevanti. Però appunto, cioè, ecco, questo è qualcosa che teoricamente è molto interessante, su cui riflettere, insomma. Cioè il fatto che comunque, no, anche se non con un'accuratezza al 100%, l'uso delle parole più frequenti e invece gli algoritmi che si basano su n-grammi, trigrammi, bigrammi, quadrigrammi al massimo, perché poi oltre non tieni miglioramenti. Cioè man mano che ti avvicini alle parole come le concepiamo noi, no? Diminuisce la capacità di riconoscere l'impronta d'autore, è una cosa intera. Quello che invece è sempre giudicato è perché si differenzia singolarmente. Cioè quali sono, perché io, diciamo, se il linguaggio è un motore statistico e probabilistico che abbiamo tutti più o meno impiantati nel cervello per motivi evoluzionistici, perché riconosciamo Dante Cavalcanti o lo pseudo auto Dante del Fiore, o per me, insomma, Gadda, e cioè testi che sono fuori di sotto diritti di utilizzo, ho ricevuto adesso tutti quelli gli ultimi 5 anni del premio Strega, non per attribuzione ma per altri motivi, sto facendo un lavoro sulle tematiche principali, no, preponderanti negli romanzi del premio Strega. Cioè, perché invece, questo è il problema, perché noi possiamo immaginare che, diciamo, che ci sia un funzionamento quasi su base fisica del linguaggio, no? È un sistema fisico, risponde a regole della fisica esattamente come l'acqua, i liquidi. Ma perché individuiamo invece il singolo autore? Cioè, perché questi caratteri possono essere distinti? Cioè, tu dicevi prima, qualcuno preferisce il congiuntivo e qualcuno non lo utilizza. Però sono due classi molto ampie. Cioè, e per qualsiasi, diciamo, io un'altra cosa che ho detto è, per esempio, chi usa uno stile determinato, no, che usa articoli determinativi, viceversa, chi è più, per uno stile meno determinato, usa articoli indeterminativi o aggettivi indeterminativi, no? Per cui queste cose, però arrivare fino al punto di individuare l'autore diventa veramente complicato, no? Perché, no, ci sono dei caratteri individuali così distinti. No, ma la cosa è ancora, scusa Paolo, poi perché la cosa, secondo me, è ancora, come domanda, è ancora più disorientante se pensiamo agli esempi a cui l'ha applicato Paolo, perché la lirica stilovista, come sappiamo, è una lirica altamente musicata. Cioè, ovviamente, se io vedo che il sistema riconosce a differenziare Sabba da Morale da Ungaretti, bravo. Ma differenziare un sonetto anonimo stilovista, io, che è una cosa di cui mi occupo, tranne caso penso a alcune ballate, ma tranne a meno che non ci siano elementi eclatanti che mi permettono questa attribuzione, io non sono in grado di attribuirlo. Poi io, quando appunto si citava l'edizione di Lapo, io ho rinunciato a fare una cosa che si fa sempre nelle edizioni critiche di lirica duecentesca, cioè di mettere una sezione di dubbi,
e non ho messo la sezione di dubbi, potevo mettere due o tre testi che secondo me erano attribuibili all'APO, usare il suffisso quotidiano da aspetto quello che riguarda il lettore, perché mi rendevo conto che io avrei operato, come dire, un giudizio solo soggettivo, ma anche affettivo, però ognuno poi tende a attribuire al proprio autore più testi, e non un giudizio oggettivo, perché criteri stilistici, di temi, di motivi, di rime, cioè anche formalizzati, ma li potevo ritrovare facilmente in autori coevi, in Dino Frescobaldi, in Cimera Pistoia, quindi avrei comunque compiuto un'operazione che a mio giudizio aveva un tratto di arbitrarietà troppo, troppo forte. Che mi ero stancato di fare l'edizione, quindi no, per ora scherzo, solo le certe. Però ecco, quindi è stupefacente che con questi poeti e con questa poesia. Ti volevo fare per te una domanda specifica, anche se poi noi ne parleremo con calma. Tu mi dicevi prima che il sistema funziona bene su coppie, Dante e Cavalcanti, Dante e Lapo, meno se metto Dante, Lapo, Cavalcanti e Dino Frescobaldi. Ma se io questa differenziazione la faccio, uno dà sempre risultati. Dà sempre risultati buoni. Sì, sì. No, forse. Naturalmente qua, perché non c'entravamo tutti quanti, ma la tavola rotonda, essendo rotonda, include tutti i relatori. Perché sono quattro persone collegate. E noi poi li vediamo, se c'è qualche domanda magari. No, ma no, il microfono per noi, non so cosa sentono da canale. Sì. Sì. Vabbè, no, però se volete intervenire nel merito di quello che stiamo dicendo, prendete il piede. Ma come mai questo? La natura della coppia, non sono le ragioni? Non è che non funziona, io sto parlando di risultati 100%, non è che non funziona, passa l'accuratezza, ma restiamo sempre. Sì, guarda, in effetti non ha senso che ci abbia. Però la telecamera forse c'ha un suo microfono. Sì, da casa. Tu da qua riesci a sentire quello che dico. C'è un microfono direzionale. Guarda, io credo che la ragione della diminuzione, ma innanzitutto non diminuisce esponenzialmente, ad esempio, che ti posso dire, su 10 autori restiamo sempre sull'80-90, insomma, quindi non c'è una diminuzione esponenziale. Credo che le ragioni siano statistiche, sì. Fondamentalmente dal software statistico, cioè, no, ma sono strettamente statistico, perché se tu hai un insieme bipartito e c'è una, come dire, un criterio di attribuzione che lavora all'80% su un insieme bipartito, quello funziona perfettamente, perché è difficile che la quota liminare, no, non riesca ad appagare. Se tu c'hai 50 casi diversi, è chiaro che l'errore statistico medio del sistema, no, rientra nel margine di incertezza dell'attribuzione, è proprio un meccanismo strettamente matematico. Questo anche con le most frequent words in genere funzionano anche con tanti testi, però se io parto con 10 testi, diciamo, non ho errori. Se ce ne metto 400, cioè 400, diciamo, 400 autori, non con i testi, perché i testi d'autore quasi liberi. Comunque, diciamo, con 400 autori allora lì le cose si fanno un po' più complicate e trovi parecchio rumore, però fatto sta che l'accuratezza non scende mai sotto il 90-85%, no. E per molti, ora questa cosa del latino sull'algoritmo che tu usi te, che si basa su engrammi però io per esempio, diciamo, visto quello che sono stato fatto con le most frequent words, in genere non c'è un cambio radicale di efficacia, non solo, ma infatti, vale per le lingue slave, ad esempio, no? Che hanno una struttura completamente, non è solo le lingue romanze, le lingue slave hanno grosso modo la stessa accuratezza di attribuzione. Non solo, la cosa interessante è che per sopravvive la traduzione. Cioè l'impronta d'autore è più forte dell'impronta del traduttore. Questo vuol dire che, per esempio, Gianni Bischi, quando è qua, presentò il caso dei ragazzi della Via Palla, per cui le traduzioni italiane erano, se tu li mettevi solo insieme tra loro, allora identificavi in parte i traduttori, ma se tu mettevi tutte le traduzioni italiane insieme ad altri testi italiani, quelli venivano comunque raggruppati tutti insieme. Questo vuol dire che l'autore
no, dell'originale, era comunque sopravviveva alla traduzione come impronta. No, anche in lingue diverse, appunto, la lingua slava e la lingua italiana, la lingua romanza. Questo è sorprendente, perché diciamo le sequenze dovrebbero cambiare con il testo, sì, tradotto. Sì, è vero, però se tu vai a una ragione sulle frammenti di diciamo di parole più frequenti, sono comunque più frequenti a parità di traduzione, cioè a modulo la traduzione, capito? Sì. Cioè, se tu c'hai tanti il dell'originale, c'hai tanti dei dell'inglese, anche se la differenza statistica sui testi lunghi, sì, sui testi lunghi, no, ecco, è chiaro che sul testi sì, breve è posta lì la zuppa, non ci ho provato, però. La zuppa di degli engrammi. E comunque è una cosa interessante, perché diciamo la cosa che mi vorrei concludere è che noi diciamo con questi mezzi siamo di fronte all'approccio veramente empirico, no? È quello che dicevo questa mattina, in un certo senso, cioè siamo abituati a lavorare con le lingue e con gli oggetti linguistici derivati dalle lingue con un approccio interpretativo spesso soggettivo, in cui appunto la preferenza del singolo studioso inevitabilmente fa gran parte del lavoro, mentre qui abbiamo di fronte dei metodi che sono metodi che ci permettono di lavorare in modo empirico, cioè di testare tesi e anche di scoprire che ciò che abbiamo creduto o che hanno creduto i grandi maestri per tanto tempo in realtà non era fondato su solide basi. Quando allarghiamo la last analysis su basi empiriche, ci accorgiamo che molte cose non valgono allo stesso modo in cui valgono, almeno con l'occhio dell'osservatore singolo. Io volevo fare un'osservazione per rilacciarmi anche alla domanda della collega. Noi abbiamo confrontato, siamo partiti dalle dubbie dantesche, abbiamo confrontato testi dubbi anche attribuiti a 3-4 autori differenti, e il sistema dava una percentuale altissima, ma vicino al 100%, e lo ricordo attribuì a Dante. Poi abbiamo ripetuto questo test confrontando il corpus dantesco con il corpus singolo di ogni autore al quale era attribuito il test e il componimento, e il sistema riconosceva sempre Dante. Sì, insomma, sì, c'è una conto, 3-4 autori, comunque il grado di sì, io sto parlando, è molto alto. Appunto, del 100%, cioè è l'optimum, no? Cioè cercare di raggiungere quell'optimum. Poi naturalmente, ecco, abbiamo questa piccola flessione. E poi un dato interessante che mi fa piacere adesso qui ricordare è che quando il testo è attribuito dalla tradizione manoscritta a Dante e dalla critica ad altri, il sistema riconosce sempre l'attribuzione della tradizione manoscritta. Impressionante, sì, veramente. Questo è un dato molto interessante, perché entrano in gioco tanti altri discorsi e valutazioni che spero faremo insomma presto, e legati appunto a rapporti testimoniali e anche al grado di verosimiglianza che alcuni giudizi critici hanno quando appunto trattano di testi, cioè professorea altamente codificati, e quindi insomma poi tirare acqua al suo mulino. È che Dante erano troppe, si poteva anche dire. Non è come l'Apo. Posso, sì, sì. Ho una curiosità. Beh, vediamo. Aspetta. C'ho curiosità sul... Hai fatto per caso degli esperimenti sui pastiche, penso che sei pastiche prustiani, no, per no, verificare se i limitatori sono bravi imitatori, perché appunto i pastiche prustiani sono in alcuni casi straordinari proprio perché riescono a riprodurre lo stile di un altro autore, quindi vabbè. Quindi prima curiosità risolta subito. E poi mi chiedevo se si può dire, questa è una suggestione, che metodi che appunto agiscono su elementi ridotti di testo sono una sorta di evoluzione del metodo attribuzionistico di Morelli, di cui parlava Carlo Ginzburg in quel famoso saggio Spie. Certo, appunto dava sul... Assolutamente. Così. Diciamo che è la proiezione del mondo nel futuro di quel metodo. Esatto. Lì, cioè, e quindi, andare a guardare il dettaglio, che più dettaglio non si può. Quindi insomma è vero che non abbiamo inventato niente, però si utilizzano nuovi metodi per fare le cose che si facevano in maniera intuitiva, però è vero quello che diceva anche Roberto, che bisogna superare delle resistenze. L'altro giorno c'era un convegno all'Accademia della Crusca in cui un relatore, insomma, lasciamo perdere i nomi, diceva che insomma il momento è particolare, ci sono tanti problemi, la guerra, la crisi economica, l'intelligenza artificiale. Quindi, vabbè.
Io invito i giovani a non dare retta a queste cose, semplicemente se il paese prende un brutto verso a scappare prima possibile. No, rimanete, iscrivetevi alla società. Non so quanto posso abbiamo altri 10 minuti. Sì, poi magari vorrei parlare pure di un... Sì, allora no, se vuoi fare un po' sì, cambiare per anche se sulla relazione di Maria, volevo porre una domanda, insomma, che io mi faccio in realtà spesso. Io sono profondamente convinto che la direzione sia quella, quella che tu hai fatto vedere il testo digitale con cui ormai ci dobbiamo confrontare. Quello che mi chiedo è perlomeno un rischio, secondo me, è quello opposto, ovvero del feticcio digitale rispetto a quello dello studio tradizionale, nel senso che sai anche il problema che si discute molto adesso, abbiamo parlato anche al Germanico della piattaforma per edizioni critiche digitali, insomma anche a Chicago sono in contatto con un'esperienza del genere. Ecco, io mi sono chiesto, ripeto, la direzione è quella, quindi non vuole essere in nessun modo, e soprattutto per le ricadute che questa direzione ha al di fuori del circolo strettamente accademico scientifico, questo io non ho proprio dubbio. Mi chiedo, cioè mi sono posto la domanda, ma se ho appunto la già troppo citata edizione di Lapo, è un'edizione, Fabio direbbe, su carta, fatta su carta, per me c'è, no, per come l'ho fatta, per me già era molto avanti perché usavo comunque. E però nel senso che ora il diario dello strumento, però ecco, che cosa ho usato di digitale? Sicuramente la cosa più importante è stato l'accesso alle riproduzioni digitali dei manoscritti, che con te elevatissime, eccetera, eccetera. Detto questo, io parlo là per una tradizione semplice, insomma, mediamente 2, 3, 5 manoscritti per ogni. Ecco, detto questo, io, se avessi potuto desiderare, ma quale strumento digitale avrei voluto avere che per me mi avrebbe permesso di arrivare a risultati magari migliori, io non mi so rispondere, nel senso che se io, la collazione, sì, mi fa una collazione automatica, d'accordo, guadagno tempo, ma perdo quello che secondo me è una fase fondamentale della costruzione del testo, cioè è quando noi facciamo la collazione che ci vengono in mente alcune cose molto importanti, che notiamo delle cose, non in base chiaramente sistematica, perché non siamo un'intelligenza artificiale, ma abbiamo delle letture, delle relazioni che poi cioè ci iniziamo a fare delle idee. Se io ce l'avessi già là pronta alla collazione, forse, ripeto, risparmierei tanto tempo, ma forse perderei come dei procedimenti intuitivi che non saprei spiegare, altrimenti ne ricostruire altrimenti. Lo stemma, sicuramente, infatti ero molto curioso, ci si pone il problema, non sei io, anche io sono formazione di fede con la macchina, però ecco, non sempre lo stemma è necessario, per l'Apo quasi mai, con tradizioni così semplici quasi mai, e io sono tra coloro che sono convinto che il 90% delle discussioni sul testo della Commedia non hanno molto senso, perché riguardano la costruzione dello stemma, la posizione particolare di alcuni codici all'interno dello stemma, quando non credo, sono fuori l'opinione di Giorgio Inglese, insomma, non credo che il testo della Commedia si possa fare su base stemmatica, per le ragioni che conosciamo, la contaminazione, eccetera. Costituzione del testo, quindi la fase proprio finale, che però è la fase, diciamo, che richiede una maggiore presenza, se vogliamo, lì dell'interpretazione. Ecco, quindi è una domanda, in nessun modo polemica, mi scuso se certo, posso proporre, è una domanda che io pongo a me stesso, cioè posta l'assoluta importanza e la strada per me segnata in questa direzione del testo digitale, degli strumenti digitali, ovviamente. Ecco, secondo te, non quali vantaggi, in quale aspetto, che cosa secondo te, ecco, fra 10 anni cosa potremmo avere che adesso non abbiamo? Ora, una risposta che nasce però dalla mia esperienza, va bene così? Sentite, una risposta che nasce però dalla mia esperienza di editrice di testi, scientifica di testi. Allora, la prima risposta può essere una risposta classica, tradizionale, che tutto dipende dalla tradizione testuale che tu vai a studiare e dal testo di cui vuoi proporre l'edizione.
perché tu mi dici la, lo stemma non è tanto importante, benissimo, non è importante, talvolta, ecco, nella tua, io non conosco bene i testi, conosco l'autore, ma non conosco bene la tradizione testuale, ecco, allora, in quella tradizione documentaria, in alcuni casi lo stemma è irrilevante sia nell'edizione digitale che nell'edizione cartacea, cioè l'irrilevanza dello stemma trascende il tipo di edizione che è. Quindi dipende tutto dalla, dalla tradizione proprio manoscritta con cui si lavora. Ma un vantaggio enorme, secondo me, dell'edizione digitale è che è possibile avere, se l'editore lo ritiene utile, il testo criticamente ricostruito, se l'editore lo ritiene utile. Io, per esempio, ricostruisco laddove riesco a trovare almeno un archetipo, ad arrivare almeno all'archetipo, perché se non riesco ad arrivare all'archetipo mi oriento verso le edizioni sinottiche, cioè versioni, redazioni differenti. Per il Marco Polo digitale noi abbiamo 14 redazioni differenti, lì dobbiamo anche lavorare con il plurilinguismo in italiano, piace di più. Quindi abbiamo redazioni differenti e il testo critico che il mio collega poi Burgio, Eugenio Burgio, vuole dare è una traduzione critica, cioè il testo critico sarà in inglese, daremo un testo critico in inglese e 14 redazioni sinottiche. Non ho portato un'immagine di questa edizione a cui stiamo lavorando e che verrà rilasciata il prossimo anno durante una delle celebrazioni poliane a Venezia, alla fine del prossimo anno abbiamo già in programma, perché noi in questo caso, per esempio, non integriamo i manoscritti sono più di 140, a noi interessavano le varie redazioni, non distingo il manoscritto, che può essere, anche perché non riesci, sono progetti che altrimenti durano 30 anni. Poi avere i diritti di riproduzione, che adesso dovresti pagare. Esatto, in molti casi adesso poi, tra l'altro adesso, cioè, grazie al nostro amico 61. Sì. Il vantaggio, notevole, per esempio, che si ha in un'istituzione come quella di Rapazzi fa il progetto, come le cose, no? poter vedere la variante, per esempio, che se è nel contesto del testimone in cui è nata. Perché? Perché in un'edizione digitale puoi inserire anche le edizioni diplomatiche interpretative o di tutti i manoscritti, se magari la tradizione è limitata, oppure se non vuoi mettere 140 manoscritti, puoi farle delle redazioni che secondo me sono più. E allora l'apparato diventa un apparato effettivamente di livello più alto rispetto all'apparato tradizionale. Cliccando sulla variante che è stata scartata rispetto all'edizione, al testo critico, diciamo, attribuito, proposto dagli editori, cliccando sulla variante, puoi contestualizzarla, che è un vantaggio enorme. In più c'è un vantaggio linguistico, e qui faccio riferimento ad un'altra mia esperienza personale. Io ho studiato a lungo, e sto ancora studiando, perché non si finisce mai, la tradizione di Hilliard, che è un poema antico sassone, che risale all'inizio del IX secolo. Allora, Hilliard non ha una tradizione testuale molto ampia, però più ampia rispetto alle molte tradizioni a Codex Unicus del mondo germanico, perché abbiamo 5 testimoni più un frammento sostanzialmente. In Hilliard, nell'edizione cartacea, l'apparato critico è costruito, come spesso succede nelle edizioni cartacee, sulle singole parole. Quindi l'apparato critico ti propone uno spezzatino, non ti propone neanche, per esempio, delle frasi. Allora, che è ancora l'editore di riferimento, il Tegger, ha cancellato un fenomeno linguistico che è l'attrazione del pubblico. L'ha cancellata, non l'ha messa a testo, e non l'ha messa neanche in apparato, non è evidente per loro. E quindi, cosa è successo? Che neanche nelle grammatiche, non dico nei dizionari, ma neanche nelle grammatiche emerge questo fenomeno, che è assolutamente visibile nel manoscritto C.
Quindi non si parla di attrazio relativi, chi studia linguistica o anche i filologi, perché io ho anche una formazione di linguistica storica, chi studia linguistica vorrebbe che le edizioni fossero uno strumento anche, perché non tutti possono andare al manoscritto direttamente, anche per me. Quindi moltissimi fenomeni linguistici nelle edizioni sono o livellati, nella migliore delle ipotesi, oppure spariscono. L'attrazio relativi, su cui io ho anche tenuto dei corsi con i miei studenti, comparativi, sembra che in antico sassone non ci fosse, a giudicare dagli strumenti che abbiamo, e invece era presente. Nel manoscritto C ci sono moltissimi casi. Sì. Quindi, lo strumento, in questo caso, lo strumento, ma anche pensare in termini come dire, di valorizzazione del testo digitale può aiutare all'interpretazione del testo su più livelli. Sì. Quindi questi potrebbero. La presenza di dati. Ma anche lì i dati che scegli tu, perché io non sono del partito che dice, per esempio, che dice che non lo so, usando Juxta, adesso non si può più usare però. Usando Juxta o Juxta ottengo un apparato critico. Quello che ottengo è la varia lezio, diciamo, non è un apparato critico, è poco critico, ecco, è poco critico. Anche ricollegandomi, bisogna poi secondo me appunto scegliere, sì. Questo è fondamentale, perché anche la domanda che facevo questa mattina il collega Vettori sulla bisogno degli apparati, sì, è vero, senz'altro, ma dipende da quello che devo fare, perché quando io consulto l'OLI io non ho bisogno degli apparati, penso che l'OLI si fonda sulle migliori edizioni a disposizione. Se faccio una ricerca lessicografica io non ho bisogno di apparati, certo, magari che sono edizione sul bagno, magari io avrei messo a testo quell'altra parola, ma è chiaro, dipende che dalle finalità dello strumento. Esattamente, dipende dalla finalità dello strumento, altrimenti torniamo sempre indietro, altrimenti ripartiamo sempre da manoscritti. Quindi è chiaro, dipende dal tipo di strumento e dal tipo di ricerca. Se io voglio fare un'edizione, è chiaro che ho bisogno di manoscritti, ho trovato degli apparati dei precedenti. Quindi bisogna in uno strumento come quello che strumento straordinario. Mi sembrava un'esigenza, adesso la tecnica, però funzionava bene così, questo sì, voglio dire. Chiaro, se ci sono anche gli apparati, meglio ancora. C'è nei database originali, non c'è nell'aggregatore, sì, perché sarebbe stato troppo complicato armonizzare i dati anche sull'aspetto dell'apparato. Però appunto, per esempio, nei DF c'è. Posso ricollegarmi a quello che è stato appena detto a proposito dei manoscritti e dell'utilità di avere i manoscritti non solo digitalizzati, ormai sempre più biblioteche li hanno anche al 100%, non, oppure in una selezione sempre più significativa, ma digitalizzati in IIIF, cioè con questo sistema che permette la codifica delle immagini. Quindi non sono immagini mute, come JPEG o PDF, ma cominciano ad essere immagini che possono essere annotate. Il prossimo step, secondo me, è appunto l'interoperabilità di questi progetti, perché oltre ai manoscritti con testi letterari, ci sono i manoscritti grafici, le sillogi, cioè che raccolgono le copie del. E proprio Federico Boschetti a Venezia sta lavorando a un piccolo progetto pilota che si chiama EpiSearch per mettere in collegamento, in questo caso era cioè il pilota è su un piccolo manoscritto della Biblioteca Marciana di Giovanni Astori con le iscrizioni che sono lì copiate, in modo che possano essere riconosciute automaticamente scorrendo il manoscritto. L'idea è quella poi di ampliare questo progetto ad altri manoscritti che sono già disponibili in rete in questo formato e che aspettano solo di essere annotati. Abbiamo tutti i manoscritti digitalizzati, abbiamo tutte le iscrizioni digitalizzate, si tratta di far parlare le due cose. Certo.
No, volevo dire, ma fare una considerazione rispetto a quello che cioè, secondo me possiamo anche ragionare in un termine doppio, cioè da una parte il discorso dello strumento, del metodo, diciamo così, dell'applicazione del metodo, dall'altra quello del supporto, che sono due cose che magari a volte sono confuse nei piani, ma che da filologi teniamo distinti. È vero che magari a oggi tutto sommato le cose che io faccio in maniera manuale o in maniera informatica non cambia granché, però è vero anche che in una prospettiva poi di conservazione, in una prospettiva futura, avere dei testi che sono codificati in una maniera condivisa, che sono facilmente importabili in altri futuri strumenti e soprattutto che sono disponibili a strumenti di ricerca futuri che noi non conosciamo e non sappiamo, secondo me è quello poi il valore aggiunto che, cioè, se altrimenti rischiamo un imbuto. Sì. Ci sono dubbi, come il passaggio al codice o come insomma tutte le cose che conosciamo. Pensavi che appunto fra 10 anni nel procedimento di edizione critica possiamo avere a disposizione, ma sui discorsi fondo non ho sì. Aspetta, però, c'è anche Monica, vedo che ha una telemoto e lei poverina sta. Mi senti? Volevo dire solo sì, sì, mi sento. Cioè, Marina, chiude con questo discorso. Chiudo. E poi ti lascio. Perché mi sono dimenticata, è giusto quello che è stato detto fino adesso, e c'è anche il web semantico, si parla molto di web semantico, quindi la possibilità di mettere a sistema e quindi diciamo offrire alla comunità anche delle informazioni che sono contenute all'interno della nostra edizione, esporle e metterle in una rete semantica sostanzialmente. Quindi si stanno implementando molto i LOD, lo faremo anche noi con la nostra edizione del Marco Polo, però anche qui, e sto parlando del futuro adesso, quindi link to open data, ma ci vogliono persone che lavorino a lungo su questi progetti e quindi bisogna reclutare in maniera mirata personale che al momento noi non abbiamo, ma vogliamo implementarlo per il progetto Marco Polo, ad esempio. Monica? Sì, grazie. Ho seguito tutte le relazioni e la vostra discussione è bellissima e mi permetto di intervenire con una banalità forse, e non sono un'esperta di filologia italiana, di filologia germanica, però quando si parlava di desiderata e questa la vostra discussione è molto interessante, anche molto tecnica, profonda, però rileva qualcosa che ho imparato anch'io. Partiamo da un livello altissimo. L'edizione critica stampa è una tecnologia avanzatissima. Che si basa appunto su secoli, decenni di esperienza. Io ho imparato col digitale, dobbiamo fare un passo indietro, dobbiamo partire, perdonatemi per questa banalità, lo sapete, cioè, ma forse anche per gli studenti, dottorandi, ci sono questioni, io mi occupo ecco di lingue classiche, ma a partire dal character encoding, cioè dobbiamo ancora risolvere delle questioni base, cioè se vogliamo poi dare in pasto alla macchina i testi, dobbiamo ancora porci domande di questo tipo. Il rischio, per esempio, io stamattina ho parlato dell'apparato critico per quanto riguarda la digitalizzazione dei testi, cioè creare dei corpora digitalizzando edizioni già esistenti, stampate, quindi tutte le problematiche a partire dall'OCR, eccetera, motivo per cui generalmente nelle biblioteche digitali abbiamo il testo ricostruito e non ancora l'apparato. Se creiamo una nuova edizione, ovviamente possiamo farlo, e sono stati mostrati, ecco, Maria ha mostrato degli esempi, ecco, bellissimi, però il rischio a volte è che partendo appunto da una prospettiva tradizionale sovraccarichiamo il dato di un'informazione eccessiva e siamo molto analitici, ma è una critica che faccio a me stessa, cioè nel senso, a volte dobbiamo, ecco, semplificare paradossalmente. E ripeto, è tardi, sto banalizzando anche, ma se i desiderata sono tanti, sono alti, perché abbiamo alle spalle una tradizione lunga, avanzatissima, ecco, nell'ambiente digitale dobbiamo, come dire, mirare a questo. Questo sarà il futuro, questo è quello che vogliamo. Ovviamente gli strumenti sono diversi, affianchiamo il digitale al tradizionale. Io dico sempre, continuiamo a pubblicare edizioni critiche a stampa, perché abbiamo una tecnologia avanzatissima.
Però prima dobbiamo occuparci di cose base. Io lo dico per le lingue, ecco, il greco è un problema, l'epigrafia è un problema, lo sappiamo che non possiamo ancora rappresentare gli alfabeti arcaici, per esempio, tutta una serie di informazioni che rischiamo ecco di perdere. E tante altre cose, cioè l'edizione critica stessa, che forma ecco deve avere. La TI funziona, possiamo rappresentare dei fenomeni complessi, ma fino a che punto poi è gestibile dalla macchina, cioè non si rischia di avere un sovraccarico di informazioni. L'altra questione che si diceva prima, come però paradossalmente l'edizione critica nasconde ecco, tutta una serie di fenomeni linguistici che appunto è inevitabile, cioè ogni scelta, ogni strumento, ecco, comporta. Comunque scusatemi, ecco, ho messo un po' la vostra discussione era bellissima, però io ho imparato questo, dobbiamo fare un passetto indietro, occuparci per esempio del character encoding, occuparci dei sistemi citazionali, capire il testo, ecco, ancora come deve essere la stessa edizione critica. Quindi concludo con una affermazione banale, ma importanti, che non dobbiamo dimenticare. Difficile perché abbiamo una formazione che dipende da, ecco, da una tradizione lunghissima e quindi tecnica. Grazie comunque, molto bello tutto. Sì, io devo dire in parte concordo, cioè nel senso non sono mai stato un filologo, mi sono dovuto occupare di problemi di rappresentazione del testo, di TEI da anni per vari motivi, ma insomma, però non ho mai fatto veramente un'edizione critica, anche se ho visto molti amici e colleghi che purtroppo si sono trovati a doverlo fare e io li compiangevo francamente. Però è vero, a un certo punto c'è stato questo tentativo di rendere iper complessa l'edizione. Io diciamo la TI è sicuramente un modello che funziona, ma ha molti limiti, ma se per questo i limiti sono diciamo talmente alti che esaurire quello che la TI ti permette di fare già significa lavorare 30 anni su un testimone, se volendo su un singolo testimone, per cui diciamo se ci aggiungiamo pure i link dove andate e tutto il resto, cioè pensando di fare tutto a mano, perché il discorso è questo, è il classico paradigma in cui noi abbiamo tanta conoscenza e la mettiamo su questi formalismi. Oggi io credo che quello che ci ha insegnato appunto questa svolta degli ultimi 15 anni è che forse talvolta la quantità, quando anche paga un po' alla qualità del singolo dato, permette di fare scoperte che noi non avremmo potuto fare altrimenti. Per cui tutto sommato avere tutte le iscrizioni trascritte, magari con un 20% di errori, piuttosto che averne un decimo con il 100% errore, non so quale delle due cose sia migliore. Forse il 20% è esagerato, ma col 5% di errore, anche perché c'è la soglia. Il 20% errore li mandi a copiare i bambini della terza elementare, fondamentalmente. Li bocciamo all'esame. No, ma nemmeno, cioè, non c'è. Però ecco, avere, capisci, questa la, come dire, avere tanto, perché guardate, tutto quello che stanno facendo gli americani nel distant reading si basa sui lavori fatti da Google con le loro digitazioni, che sono a finire dentro la T-Trust. Se voi prendete i 30, 40, 50, 70, 100.000 romanzi che ci sono da Underwood, lì dentro ci trovate di tutto, tra l'altro replicazioni, errori, cose, però avendone 150.000 è una cosa che non, diciamo, con tanti errori, con tante cose che non funzionano, è una cosa che veramente cambia la dimensione della capacità di comprendere un processo culturale d'ampia scala, che averne 1.000 come noi ci abbiamo a malapena in italiano, io ce n'ho a casa mia, ce n'ho 700-800 per l'8-900, ovviamente non posso ambire a fare quel tipo di ricerca, per cui ecco, in un certo senso questo in generale, no, è un lavoro. Noi oggi forse siamo in una fase in cui cioè pensare a mettiamo il più possibile, perché comunque il tempo di aggiornare, di aggiustare, di aggiungere conoscenza su questi dati ce l'abbiamo, ma oggi i nuovi sistemi ci permettono di capire tante cose che probabilmente non capiremmo senza averne tanti. Questo è un po', però vabbè, diciamo, è una posizione mia che in parte probabilmente è criticabile da molti punti di vista, giustamente è criticabile chi ha fatto della sua vita il lavoro di filologo, che invece punta a dire no, questo è esattamente il testo come l'ha scritto quello che probabilmente è più vero che l'ha scritto, ma noi vogliamo tutte e due, vogliono tutto, sì, tutto bene. Tutto bene. Ma è il solito discorso, no, della circolarità, cioè fondamentalmente tu un po' loro allovi, ma un altro immagazzinano tutta una serie, una quantità importante di dati, e poi dopo quei dati ti servono per perfezionare le edizioni critiche che riserviranno poi per però, diciamo, della perfezione un po' quello, no? Non è che arriva un lavoro che dura 30 anni, 40 anni, chiaramente se ti mettessi lì a rifare tutte le edizioni critiche, l'OVI non ce l'avresti, e quindi anche le edizioni critiche sarebbero meno accurate.
Oh, signori, io devo dire, sono entusiasta di questa chiacchierata e di nuovo devo ringraziare i ragazzi che hanno voluto, le ragazze che l'hanno voluto organizzare, voluto prima di tutto, quel prima che ho organizzato, perché già questo fatto di voler organizzare da dottorandi una cosa di questo genere è veramente un atto coraggioso, soprattutto poi Tor Vergata, questo purtroppo devo dire perché ne faccio parte, ringrazio tanto gli amici, perché molti sono amici con cui ci conosciamo, lui era il professore quando ero ancora studente, per cui figuriamoci, già era professore, non che la differenza di età non c'è, però è che lui che è uno precoce. Marina, vabbè, anche un'amica. Se eravamo quasi compagni di stanza, perché non siamo amici? No, certo, no, no. Ma sei professore, però sei professore, io lo so. E Silvia, che peraltro era già stata al convegno di UCD, già era stata invited speaker a quello di Bari, se non mi sbaglio. No, sì. A Roma, poi si a Roma. No, per cui, insomma, per cui già, perché io, ecco, è un po' tardi perché avrei avuto una piccola domanda per lei, perché, però gliela voglio fare comunque, la lascia come beh, cioè, tu lavori molto sulla visualizzazione, cioè questi sistemi di georeferenziazione lavorano sul visuale. Ecco, una domanda è, mi sono sempre posto, che insomma, anche perché anche nella distatistica c'è molta visualizzazione, no? Bar chart, pure quanto questo dà contributo di conoscenza e quanto non sia invece diciamo, un modo per rendere esplicabile a un pubblico più ampio qualcosa di interessante, cioè quanto, e questo vale molto per il spatial humanities, no? Il geo humanities, c'è molta visualizzazione, eh? Quanto è veramente conoscenza innovativa e quanto invece non è una utilissima modalità di, cioè quanto aiuta anche te come ricerca a capire, e quanto è un modo invece per comunicare a chi non è addentro. In realtà velocemente rispondo, sì, sì. In realtà sono entrambe le cose, perché un sistema di questo tipo, cioè un'idea di questo tipo, è fatto da una parte per fare ricerca e quindi utilizzare lo strumento per fare ricerca, dall'altro per divulgare dati secondo appunto anche richieste che c'è, no? Diversi, eccetera, di tenuto sociale, eccetera, certo. Tra l'altro in ambiente come la Sicilia ha anche delle, insomma, delle ricadute importanti a livello di sovrintendenza, quindi quella è una cosa che mi interessa molto, e quindi il motivo della visualizzazione per esempio con Running Reality è soprattutto su quello. Lavorando invece con un sistema come QGIS, i dati si possono anche selezionare, filtrare, quindi poi, non so, per lo storico a volte serve vedere che mentre, non so, c'è una ceramica di un certo tipo in un luogo, sta crescendo un altro tipo di testimonianza, non so, un certo tipo di epigrafia in quello accanto. Ad esempio, un caso studio che non ho potuto portare è quello della diffusione di un certo tipo di alfa a forma di freccia che si diffonde nella cuspide sudorientale della Sicilia, e soltanto nelle iscrizioni indigene, quindi quasi mai appare nelle iscrizioni greche, si diffonde in queste iscrizioni secondo una strada che poi in realtà è quella che si vede, se tu cali i dati e guardi anche la geografia del luogo, si vede perfettamente che la strada delle fonti idrografiche, c'è un monte che in qualche modo ostacola il rapporto tra un posto e questi indigeni, quindi hanno una specie di zona protetta soprattutto, è fondamentalmente indigena. Appena si sposta poco poco più a sud, c'è Castiglione di Ragusa, che inizia a essere un sito frequentato da greci indigeni, c'è questo mix che è molto difficile da comprendere, in cui appunto c'è un grande ricambio di... Quindi in realtà, è come dire, la visualizzazione per noi è abbastanza importante, perché vedendo poi ti accorgi di cose che non c'è un autofocismo come quello che stavate parlando voi. La visualizzazione è un po' anche un mezzo di ricerca, per questo il mapping è metodologicamente importante secondo me. Bene, e diciamo, grazie, ne ero convinto, ma insomma anche che alcune cose tendenzialmente tendono ad essere un po' troppo esornative, secondo me, molto spesso si cade nel network analysis in cui si fanno solamente confusissime macchie di colore e poi non si sa cosa è un misure di centralità, un eigenvector centrality. Quella è network analysis è teoria dei grafi, per cui cioè matematica prima di essere macchie di colore sparse. Di nuovo, grazie a tutti. Grazie, dottor Rani. Grazie Monica, che ci hai seguito fino a tardi, addirittura online, Alizia. Grazie a voi, ciao, 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 ciao. Arrivederci, ciao.